Abbiamo la classifica ufficiale e quindi il vincitore della terza edizione del Nikon Master Director. Benvenuti in questa edizione del Nikon Master Director. I ragazzi 10 finalisti sono arrivati nella Regione Marche e fino a praticamente stamattina loro sono andati in giro per raccontare un po' la bellezza di questa regione. Adesso lasciamo spazio ai protagonisti, quindi vi vorrei invitare uno per uno e con l'applauso del pubblico. Questa terza edizione è iniziata a marzo, in pieno lockdown, e abbiamo avuto la prima fase online dove abbiamo avuto più di 3.000 iscritti. Da lì abbiamo fatto una scrematura offline per arrivare a 100 video. Da quei 100 siamo arrivati a 20 e eccoli. Grazie soprattutto alla partecipazione e alla collaborazione con Regione Marche e con gli sponsor che vorrei velocemente ricordare come Amarena, Eizo, Events Way, Kyocera, iRobot, Nikon School e Wacky Weapon. Insomma, avete dato l'opportunità di avere delle commesse di lavoro per 30.000 euro suddivise in 1.000 euro per i semifinalisti e 2.000 euro che invece sono andati ai 10 finalisti. Questo è un obiettivo che avete centrato e molto importante. Arriviamo ai premi e quindi iniziamo con il premio speciale. Premio speciale Lexar, la motivazione è miglior colonna sonora. Signore e signori, vince questo premio speciale Alessio Ferreri. Complimenti, bravo. Adesso c'è invece un altro premio speciale, Kyocera, Ecosys M5521. La motivazione è miglior color. Signore e signori, il premio va a Marco D'Azzo. Valentino, Aldo, siamo arrivati invece al momento clou perché adesso abbiamo la premiazione. Terzo classificato, Elia Savona. Andiamo con il secondo classificato di questo Nikon Master Director 2020. Alessio Ferreri. Andiamo con il primo classificato, il vincitore di questo Master Director 2020, terza edizione, signore e signori, è... Marco D'Azzo. Buonasera a tutti, non sono tanto bravo a parlare a parole, sono forse più capace con le immagini, però è un'emozione, è stata un'esperienza bellissima, per me più che una sfida con gli altri è stata una sfida con me stesso veramente, con gli altri è stato bellissimo, abbiamo fatto squadra come se fossimo amici delle elementari, siamo stati mai rivali. Ho incontrato un vecchietto che mi fa: che stai facendo? No, sto sponsorizzando il territorio. Lui con gli occhi pieni di speranza fa: vai, fallo. E farlo con le immagini è un bel compito, è una bella responsabilità e l'abbiamo fatto. Grazie, complimenti ancora. Marco D'Azzo, vincitore della terza edizione di questo contest. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.